Ciao, sono il 25, ci troviamo su Boom Beach. Vi avevo detto che avrei fatto l'episodio e poi ci sarebbe stata la nuova serie. Appunto, doveva essere mentalmente introdotta tramite i giochi della Supercell, appunto tutti quanti, facendoli tutti quanti. Dovreste capire cosa ci sarà dopo, no? Che ancora riguardo non avete scritto commenti, però io vi ricordo che con questo video questo è il secondo video della giornata, c'è stato quello di CTR, del sesto torneo, quindi guardatelo se non l'avete ancora visto, così ne lasciate anche un like, sia qua che là, e delle visual in più. Poi, penso che la nuova serie ve la inizierò subito, praticamente dopo questo video che ve lo carico, poi inizierò a registrare quella della nuova serie, così poi lunedì lo vedrete. E poi giovedì vedete quelle dell'altra serie che ho già realizzato i video, solo editarli, devo solo unirli perché ci sono delle parti un po' noiose. Sono stato un po' tempo, un po' di, troppo tempo all'inizio, quindi devo fare dettagli, assolutamente. E praticamente poiché siamo qua su Boom Beach, no? Oltre a dirvi che c'è stato il video di CTR, quindi non so per chi l'abbia visto. E vabbè, io vi faccio vedere cosa ho potenziato, perché questo qua sarebbe il genere di contenuto che voglio portarvi, che voglio intrattenervi, insomma. Allora, dall'ultima volta che mi sembra che abbiamo potenziato il lancio razzi al 10, ora l'ho portato anche all'11, e il lancio shock l'ho portato al 6, i cannoni esplosivi al 12, mortaio al 18, e il torrecchino è rimasto così perché non si poteva potenziare con questo quartiere generale. Il cannone è al 19, il lanciafiamme al 15 e poi nient'altro, cioè il lanciashock è al 6, quindi è un livello molto alto. Poi al 7 si trasforma ancora, diventa una cosa incredibile, che poi vedremo. Le mitragliatrici, vabbè, sono al 19, poi dopo sarà tutto da dover potenziare dal prossimo livello di municipio, vedi, serve il livello 20 di quadro generale, infatti il titolo l'avete già letto sicuramente. Lo scopo del video, no? Siamo quasi a livello 59 experience, manca 11 e con il prossimo potenziamento ci arriviamo sicuramente. Nel laboratorio ho potenziato tutto quello che c'è da potenziare, non c'è nient'altro. Con l'aggiornamento del QG al 23 hanno inserito una nuova truppa, nuovi livelli, non tutto quanto, però devo ancora arrivare al quadro generale a livello 23, quindi ci vorrà un po' di tempo. Però intanto abbiamo un sacco di cose. Poi hanno messo la stagione 5 dell'altro villaggio, quello da sfide, no? Da sfidarsi contro uno contro l'altro. Ma intanto prima potenziamo il quaternario a livello 20, che è un potenziamento che aspettavo di fare in video con voi, quindi per questo non sono stato io a potenziarlo. Darà un'altra barchetta, quindi più noia per me, perché le sapete che le barchette costano tantissimo e sono tante da potenziare. Arriverà l'ottava. Così facciamo 4 sopra e 4 sotto, non ce ne saranno altre, l'ottava è l'ultima. E certe difese potranno beccare le unità aeree, perché ci sono le unità aeree solamente nell'altro villaggio però, per adesso. Però possono buttarle giù anche le difese aeree. Il mortaio no, perché il mortaio becca solo le robe per terra, e per via terra comunque. Le altre difese penso di sì, lanciafiamme? Neanche lanciafiamme, però tutte le altre difese lo fanno. Quindi va bene, poi hanno aggiunto dei livelli, visto che vi avevo detto che avevo potenziato tutti i magazzini al massimo e anche tutte le risorse praticamente, a parte no, anche la miniera di ferro. Ora c'è un nuovo livello di magazzino, ogni tipologia di materiale ha un magazzino di livello superiore, livello 11, che serve qui già 23, quindi è ancora molto presto. Adesso non volevo farvi vedere questo qua, però cliccando la freccetta, invece ho cliccato lo scambio. Questo qua è il mio villaggio dall'altra parte. Sempre tema invernale, hanno messo il tema invernale appunto per il periodo. Non sto lì più ad attaccare perché magari farò un attacco adesso per farvi vedere come attacco. Ho potenziato un sacco di cose nell'albero tecnologico. Tutta la prima parte e un po' della seconda, però. Cioè, è inutile che uso le risorse per andare a potenziare la roba che non servirà perché tanto vedete in alto, se noi 5 finisce fra circa 2 giorni. Quindi è inutile potenziare se poi ti resetta perché ogni stagione resetta all'inizio.
Quindi magari i punti che ho accumulato qua di potenziamento me li tiene, che posso utilizzare per il prossimo, la prossima stagione, no? Che bello, potevano fare una stagione un po' più lunga, no? Una stagione 5 di, non so, 60 giorni, 2 mesi durava. È durato, se no, 20 giorni. Poco e niente, 15 forse giorni. Veramente poco. Poi, vabbè, in questo periodo comunque ti sto organizzando un sacco di cose, ci saranno i doppi video come bonus, probabilmente anche a Natale farò due video, lunedì ne farò due perché ci sarà una nuova serie e il video di Badland, solito settimanalmente. E basta, cioè questo è il mio villaggio, vedete che se noi andiamo qua ad attaccare. Attacchiamo con le truppe di livello più alto, eh. Ecco, magari vi faccio vedere, cambiando truppe, vi faccio vedere che posso attaccare con questi qua. Però c'è cioè, il cercatore, lo devo. Attacca solo il municipio, quindi è inutile utilizzarlo adesso perché se vanno addosso al municipio vengono distrutti dalle altre difese. Però io mi metto una di queste attacche aerei, così vi faccio vedere come girano, come funzionano, no? Il mio scopo è buttare giù le sue difese prima che lui lo faccia le sue mie. È difficile perché poi l'avversario diciamo punta direttamente alle basi da buttare giù con i razzi con le... Io preferisco puntare le difese perché è meglio. Comunque se per caso i creatori di Boom Beach stessero vedendo questo video, io darei un consiglio, poi voi nei commenti scrivete se siete d'accordo o meno, di fare una in modo che gli attacchi con le armi, con le quali tipo l'artiglieria, i missili, tutto quanto, faccia meno danno, sia costi meno, ma faccia meno danno perché uno, vabbè, costa troppo, perché arrivare a potenziarlo dopo ti togli tutte le risorse che usi per che li ricevi. E due, costando, diciamo che facendo così tanto danno, la gente non punta più ad arrivare alla base. Basta che distrugge un po' di difese e poi con razzi e missili va a distruggere le basi, perché è così la tattica. Comunque avete visto che io attacco così, di solito. Cioè, io attaccherei, toglierei l'aereo che ho messo, posso farvi vedere come funzionava. Però, cioè, inizialmente prima attaccavo con quelli perché l'avevo potenziato al massimo. Poi ho potenziato un po' di più i lanciatori di granate, di non so come si chiamano, gli esploratori. Bombardieri. Li ho potenziati. E quindi ho deciso di usare questi. Naturalmente i potenziamenti che si fanno là non valgono per di qua. Stessa cosa, viceversa. Poi, vediamo cosa ci sblocca il prossimo quartier generale. Ci sblocca un nuovo cannone esplosivo che fa un botto di danno, quindi buono. Un lanciashock aggiuntivo che blocca abbastanza, è molto buono. Delle granate, delle mine, mine esplosiva, mine normale. Poi ci sarà quella elettrica a livello 21, del QG. E la nuova truppa, prigioniere, che praticamente quando colpisce dà una specie di fascio laser che ghiaccia tutto quello che tocca. Quindi va bene. Facciamo così, eh. Comunque a Natale vi farò il video di 100 dollari al solito, per comunque ogni mercoledì deve esserci l'episodio, così continuiamo la serie e andiamo avanti. In più vi metto un video di Fortnite. Poi la serie di Fortnite Creative sarà separata dal resto, perché adesso ci saranno tre serie di Fortnite e sarà un casino giostrare tutte e tre, quindi se per caso in questa prossima settimana non ci sarà il video da Fortnite Creative, è che sto un po' impegnato a registrare anche altro, cioè sono tre serie, tre modalità diverse e quindi devo un po' modificarle. Fortnite Creative ci sarà solo la domenica perché giovedì è qualcos'altro, è al suo posto. Niente, vabbè, io spero che vi sia piaciuto, non vado a fare l'attacco normale perché semplicemente ne avete visti tanti di attacchi normali quando attaccavo dopo aver fatto il video in cui facevo potenziamento, in questo caso il QG al 20 che fra 2 giorni si potenzia, quindi praticamente quando finisce la stagione 5, che poi sarà la stagione 6, che speriamo che sia più lunga perché altrimenti è inutile giocare se ti finisce subito. E
E vabbè, poi cioè, tanto l'avete visto, io vi faccio vedere i livelli delle truppe, i miei sono al 20 questo, fucilieri al 20 e duca al 19, sono queste qua le truppe che utilizzo, utilizzo anche i dottori che sono al 9, principalmente sono questi, poi posso cambiare le mie disposizioni, tipo utilizzare la seconda, la quarta fino alla quinta, sono le ho organizzate in base al tipo di truppe. Cioè ogni tipo la quinta è fatta con i fiammanti perché anche loro devono utilizzare. Non ne so utilizzare tutti bene i deck, però intanto, cioè quello che sto utilizzando meglio è questo. Questo qua che sto utilizzando, che è con soldati pesanti, fucilieri, duca e dottori che mi curano le truppe a distanza da dietro. E invece i soldati pesanti fanno da scudo perché hanno un sacco di vita. Poi con l'eroe che sto utilizzando, che è al 20, al 19, con l'abilità al massimo. Poi perché sto utilizzando l'unico che ha l'abilità al massimo, al 6. Il resto sono al 2, 10 e 15. 2 perché l'ho sbloccato da poco e non me lo permette di potenziare finché non salgo di livello. Se noi andiamo qua, mi dice, vedi, guardate generale a livello 20. Quindi con il prossimo municipio che sto potenziando. Il mio modo di giocare è questo, sto sempre migliorando, se volete entrare nel clan siamo in 46, nel club, nella squadra, siamo in 46, siamo anche dei livelli alti, 63, 65, c'è un 65 sotto, e io punterò comunque ad arrivare a livelli alti di esperienza, a salire di medaglie che poi andremo in classifica e magari andrà meglio. Va bene, comunque, vi do un primo consiglio, se state giocando a Boom Beach, vi do un consiglio di cosa raccogliere dalla barca giornaliera. Raccogliete i cristalli, perché facendo le statue vi permette di completare l'obiettivo, se volete completare il gioco al 100%, poi se non volete, chi se ne frega, cioè, fatti i vostri. Io ogni volta la ricompensa giornaliera vado a prendere sempre le gemme, i cristalli, i frammenti per fare le statue, perché ce ne voglio 3.000 per completare l'obiettivo delle statue. Poi gli altri, vabbè, sono da fare tranquillamente più avanti. Polvere di statue ne ho 536 qua in basso, lo vedete. Detto qua, va bene. Ho risparmiato risorse apposta per fare questo potenziamento. Ho pieno di oro, quindi devo aspettare. Va bene. Spero che questo video vi sia piaciuto, io vi ricarico questo video e subito dopo penso che vi registrerò il video per lunedì, così ce l'abbiamo già pronto, anche se è un po' presto per farlo, però io vorrei già iniziare a giocare, se non lo registro più episodio non riesco a giocarci. Quindi intanto, voi lasciate un like, un commento, condividete il giro, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. A presto!